In questo video impareremo insieme come giocare a Rift Force, gioco di Carlo Bortolini, per due giocatori, una durata di circa 30 minuti a partita ed edito da Playa Game Edizioni. All'interno della scatola troveremo 10 carte evocatore, tutte diverse fra di loro e identificabili dalla scritta dorata sul retro della carta. Per ciascun evocatore sono disponibili 9 carte elementali, sempre presenti in 4 copie con il valore 5, 3 copie con il valore 6 e 2 copie con il valore 7. Le carte elementali sono abbinate al proprio evocatore attraverso il colore e il simbolo che troviamo in questa posizione. Le carte elementali hanno la scritta sul dorso di colore bianco. In totale avremo quindi 100 carte gilda, 5 carte territorio, 2 carte tracciato del punteggio, 3 carte riepilogo di turno, 2 segnalini fazione, un segnalino primo giocatore a doppia faccia e 25 segnalini danno. Su un lato riportano il valore 1, sull'altro lato il valore 3. Per prima cosa prendiamo le 10 carte evocatore, le mescoliamo a faccia in giù e ne rimuoviamo una in maniera casuale. Sempre in maniera casuale distribuiamo una carta a ciascun giocatore, ne rimarranno quindi 7. Assegniamo ora a ogni giocatore un segnalino fazione. Lanciamo ora il segnalino primo giocatore per determinare in maniera casuale chi sarà il primo a scegliere, in questo caso il giocatore azzurro. Gli consegniamo quindi il segnalino primo giocatore. Giriamo ora a faccia in su tutte le carte evocatore. Il giocatore con il segnalino primo giocatore sceglierà quindi fra le 7 carte evocatore al centro del tavolo quella che più preferisce e la mette nella propria zona. Tocca ora al secondo giocatore che sceglierà la sua seconda carta evocatore. I giocatori quindi si alterneranno fino a quando ciascuno di essi non avrà selezionato 4 carte evocatore. La restante carta evocatore insieme a quella che era stata scartata all'inizio della partita saranno riposte nella scatola e non verranno utilizzate per questa partita. Disponiamo le 5 carte territorio fra i due giocatori in maniera da formare il rift. Uniamo poi le due carte di tracciato punteggio in maniera che i numeri siano in ordine crescente da 1 a 12. Nel caso non abbiate abbastanza spazio sul tavolo, le carte sul retro possono essere abbinate in maniera verticale. Posizioniamo vicino al tracciato punteggio i nostri segnalini fazione, teniamo a portata di mano i segnalini danno e disponiamo in maniera visibile i nostri evocatori. Recuperiamo ora i mazzi elementali relativi agli evocatori che abbiamo selezionato. Li mescoliamo tutti quanti a faccia in giù a formare un mazzo di pesca coperto formato da 36 carte. Ogni giocatore pesca quindi 7 carte dalla cima del mazzo per formare la propria mano iniziale. Il giocatore che non possiede il segnalino primo giocatore pescherà quindi la prima carta dal suo mazzo e la posizionerà a faccia in su nel territorio centrale. Siamo pronti per iniziare. Chi possiede il segnalino primo giocatore inizia la partita. I giocatori poi si alterneranno eseguendo una sola azione ciascuno. Abbiamo 3 tipi di azione tra cui scegliere: schierare gli elementali, attivare gli elementali, dominio e pesca. Vediamo come schierare gli elementali. Innanzitutto potremo schierare fino a 3 elementali nel nostro territorio. Gli elementali dovranno però condividere o lo stesso simbolo o lo stesso valore. Potremmo ad esempio schierare questi 3 elementali dell'ombra poiché condividono lo stesso simbolo, oppure ad esempio questi 3 elementali poiché condividono lo stesso valore. Nulla però ci vieta di schierare un solo elementale oppure 2. Possiamo schierare i 3 elementali selezionati o tutti e 3 all'interno dello stesso territorio, come in questo caso, oppure in 3 territori adiacenti, ad esempio in questo modo. Attenzione, il primo e ultimo territorio non sono considerati adiacenti, pertanto questo piazzamento non è accettabile. Nel caso in un territorio siano presenti più elementali, fate attenzione a lasciare scoperti i simboli e i valori. Vediamo ora come attivare gli elementali. Innanzitutto dobbiamo selezionare una carta dalla nostra mano da scartare a faccia in su nella nostra pila degli scarti. A seconda della carta scartata, quindi, potremo attivare fino a 3 elementali che condividano lo stesso simbolo oppure lo stesso valore.
In questo caso, quindi, potrei decidere di attivare i due elementali dell'ombra poiché condividono lo stesso simbolo, oppure fino a 3 elementali di valore 5. Gli elementali attivati possono essere in qualsiasi territorio, non importa che siano adiacenti oppure in territori diversi. Ciascun elementale condivide esattamente l'abilità del proprio evocatore e l'abilità va attivata dall'alto verso il basso in maniera completa. Vediamo come funziona l'attivazione di questi tre elementali di valore 5. Attiviamo innanzitutto questo elementale del fuoco. La sua abilità dice di infliggere 3 danni al primo nemico in questo territorio. Posizioniamo quindi un segnalino 3 sull'elementale che sia più vicino al rift. Il primo elementale è sempre quello più vicino al rift. Dopodiché, l'abilità dice di infliggere un danno all'alleato direttamente dietro all'elementale del fuoco attivato. Dobbiamo quindi posizionare un segnalino danno sull'elementale della luce di valore 6. Attiviamo ora questo elementale dell'ombra. La sua abilità dice sposta l'elementale dell'ombra in un altro territorio. Non possiamo quindi lasciarlo nel medesimo territorio. Infligge un danno al primo nemico nel nuovo territorio. Decidiamo quindi di spostarlo ad esempio in questo territorio e infliggere un danno a questo nemico. La parte finale dell'elementale dell'ombra dice che se con l'elementale dell'ombra distruggi un nemico ottieni più 1 Rift Force. Non è questo il caso, pertanto questa parte di abilità non si applicherà. Infine attiviamo questo elementale della luce. La sua abilità recita infliggi 2 danni al primo nemico in questo territorio. Posizioniamo quindi 2 segnalini danno sul primo nemico che ha di fronte. Dopodiché rimuovi un danno dall'elementale della luce o da un qualsiasi alleato. Nel nostro caso selezioniamo quindi di rimuovere un danno da quest'altro alleato in questo modo. La nostra attivazione è terminata. Al termine dell'attivazione di un elementale potrebbe capitare che un elementale avversario abbia raggiunto un numero di danni pari al valore dei suoi punti vita. In tal caso l'elementale viene immediatamente rimosso prima di attivare un qualsiasi altro elementale e il giocatore che l'ha distrutto colleziona immediatamente un punto Rift Force, spostando quindi il suo segnalino avanti di una posizione lungo il tracciato. Se un'abilità infligge più danni di quanti siano necessari per distruggere un elementale, i danni in eccesso semplicemente vengono persi. Vediamo ora come eseguire l'azione di dominio e pesca. Questa azione è possibile solo se abbiamo meno di 7 carte in mano. Innanzitutto dobbiamo verificare se abbiamo il dominio su qualche territorio, ovvero sia se esistono territori in cui abbiamo uno o più elementali ma dall'altra parte non ci sono elementali avversari. Nel mio caso ho il dominio su questi due territori. Per ciascun territorio sotto il mio dominio colleziono un punto Rift Force e aggiorno immediatamente il punteggio sul tracciato. Attenzione, solo chi esegue l'azione colleziona Rift Force. In questo caso il mio avversario avrebbe il dominio su questo territorio, ma comunque non colleziona il punto. Dopo aver eseguito la verifica del dominio, peschiamo dalla cima del mazzo tante carte fino a tornare ad averne 7 in mano. Nel mio caso quindi pescherò 5 nuove carte. L'azione è ora conclusa. Quando un giocatore raggiunge il 12° punto Rift Force, viene attivata la fine della partita. Nel caso possieda il segnalino primo giocatore, allora anche l'avversario potrà completare un'azione. Nel caso contrario, ovvero sia quando il giocatore che raggiunge i 12 punti non è il primo giocatore, questo turno addizionale non ci sarà. Ora il giocatore con più punti Rift Force è dichiarato il vincitore. Potrebbe capitare che al termine dei turni addizionali i giocatori abbiano esattamente lo stesso punteggio. In tal caso entrambi i giocatori giocheranno un'azione addizionale. Per tenere traccia di punti oltre il 12° basterà girare sull'altro lato il proprio segnalino. In caso di ulteriore pareggio al termine dei turni addizionali, i giocatori giocheranno un ulteriore turno addizionale. Questa operazione si ripeterà fino a quando non sarà decretato un vincitore. La Gilda del Ghiaccio recita: se l'ultimo nemico di questo territorio ha almeno un danno, infliggi altri 4 danni, altrimenti infliggigli un danno. L'ultimo nemico in questo territorio è l'elementale pianta. Poiché ha già 3 danni, egli riceve ulteriori 4 danni. In questa situazione, poiché l'elementale pianta non ha su di esso nessun danno, riceve un solo danno. Nel caso nel territorio ci fosse solo un elementale, esso è considerato sia il primo che l'ultimo. In questo caso quindi l'elementale del fuoco riceverebbe un danno. La Gilda della Luce recita:
infliggi 2 danni al primo nemico in questo territorio. Rimuovi un danno dall'elementale della luce o da un qualsiasi alleato. La prima parte, quindi, chiede di infliggere 2 danni al primo nemico in questo territorio. La seconda parte permette di rimuovere un danno da un qualsiasi nostro elementale. Potrebbe essere l'elementale della luce stesso, un elementale nel territorio dove è presente l'elementale, oppure un altro elementale. La Gilda del Fuoco recita: infliggi 3 danni al primo nemico in questo territorio, infliggi un danno all'alleato direttamente dietro all'elementale del fuoco attivato. Infliggiamo quindi 3 danni al primo nemico e un danno all'alleato appena dietro l'elementale del fuoco. La Gilda del Cristallo recita: infliggi 4 danni al primo nemico in questo territorio. Quando un elementale del cristallo viene distrutto, l'avversario ottiene più un Rift Force. L'attivazione quindi di questo elementale infligge direttamente 4 danni al nemico che ha di fronte. In seguito a un'attivazione avversaria, però, potrebbe succedere che l'elementale del cristallo subisca danni letali. In questo caso, come da regolamento, esso viene messo negli scarti e il controllore di chi l'ha distrutto guadagna un punto Rift Force. Per via della seconda parte della sua abilità, questo controllore otterrà un secondo punto Rift Force. La Gilda dell'Acqua recita: infliggi 2 danni al primo nemico in questo territorio. Sposta l'elementale dell'acqua in un territorio adiacente. Infliggi un danno al primo nemico nel nuovo territorio. Infliggo quindi 2 danni al primo nemico in questo territorio. Dopodiché mi posso spostare in un territorio adiacente, ad esempio questo, per infliggere un danno anche a questo nemico. Attenzione, l'elementale dell'acqua deve fare un passo durante la sua attivazione e ricordiamoci che questo territorio non è adiacente a quest'altro, pertanto questo movimento non è consentito. La Gilda dell'Aria recita: sposta questo elementale dell'aria in un altro territorio, infliggi un danno al primo nemico del nuovo territorio e dei territori adesso adiacenti. Spostiamo quindi l'elementale dell'aria, ad esempio, in questo nuovo territorio e infliggiamo un danno al nemico che ha di fronte e un danno ai nemici che sono nei territori adiacenti. Va da sé che se non ci fosse un nemico in uno di questi territori, il danno non viene assegnato. L'elementale dell'aria deve spostarsi obbligatoriamente durante la sua attivazione e ricordiamo che questi due territori non sono adiacenti, pertanto nel caso scegliessimo questo territorio, i danni finiranno solo in queste posizioni. La Gilda dell'Ombra recita: sposta l'elementale dell'ombra in un altro territorio, infliggi un danno al primo nemico nel nuovo territorio. Se con l'elementale dell'ombra distruggi un nemico, ottieni più un Rift Force. Possiamo quindi spostare l'elementale dell'ombra, ad esempio, in questo territorio per infliggere un danno al nostro nemico. In una situazione di questo tipo, sposteremo l'elementale dell'ombra e infliggeremo il sesto e ultimo danno a questo elementale dell'aria. Come da regolamento, l'elementale viene messo negli scarti e io guadagnerei un punto Rift Force. Grazie all'abilità dell'elementale dell'ombra, i punti Rift Force guadagnati saranno invece 2. Nel caso poi l'elementale dell'ombra riesca a distruggere un elementale del cristallo, i punti guadagnati saranno 3. Uno perché l'elementale è distrutto come da regolamento, uno bonus dato dall'abilità dell'elementale dell'ombra e un ulteriore punto bonus data dall'abilità dell'elementale del cristallo. Durante la sua attivazione, l'elementale dell'ombra dovrà obbligatoriamente essere spostato. La Gilda della Pianta recita: infliggi 2 danni al primo nemico di un territorio adiacente a questo. Sposta il nemico colpito nel territorio di questo elementale della pianta. L'attivazione di questo elementale, quindi, infliggerà 2 danni a questo nemico, dopodiché lo sposterà nel territorio di fronte a sé. Nel caso in cui il territorio di destinazione abbia già un elementale, questo elementale finirà come ultimo. Attenzione, l'elementale della pianta non potrà in alcun modo colpire un elementale nel territorio in cui si trova. La Gilda della Terra recita: quando schieri un elementale della terra, infliggi un danno a ogni nemico in questo territorio. Infliggi 2 danni al primo nemico in questo territorio. Questa è l'unica abilità che funziona quando schieriamo un elementale. Ciò significa che io, piazzando l'elementale in questo territorio, infliggo immediatamente un danno a tutti gli elementali che ha di fronte. Schierare un secondo elementale della terra in questo territorio attiverà nuovamente l'abilità di questo nuovo elementale, ma non quella dell'elementale già giocato in precedenza. L'attivazione di un elementale della terra già in gioco semplicemente infliggerà 2 danni al nemico che ha di fronte.